Come si chiama lei? Marino Umberto. Dove è nato? Sono nato a Bologna il 17 maggio 1928. Presidente? San Casciano Val di Tesa. Via 4 novembre numero 108. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica che mi assumo la mia disposizione e mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene. Grazie. Signor Marini, lei conosce il signor Vanni via Cantano? Sì, senz'altro. Ci vuol dire perché lo conosce? Noi siamo stati ragazzi insieme a scuola, da bambini. Senta, lei sa se Vanni la continua a frequentare dopo che vi siete conosciuti da ragazzi? Noi fino a 15-16 anni, poi dopo ci siamo persi, ma lo trovavo sempre in paese e qualche volta ci si parlava e ci si raccontava sempre la medesima storia della scuola o la maestra Zecchi. Cos'era? Ti pare? No, siccome lei era una maestra di molto secchi, quando c'erano, allora si tirava le volte sulle mani con questi. E ve lo riraccontavate? Sì, e qui senz'altro quello. Senta, frequentavate per caso lo stesso bar? Sì, ma io sai, bar, io andavo in tutti i bar, era uno spazzino, sì che non c'ampavo. Lei faceva sì, nel tubino, lo spazzino, insomma, là, quando... Quindi lo incrociava spesso il bar? Per bacco, anche sì, perché lui faceva il postino, sì che sì, lavori sì, abbastanza. Sì, sì, senz'altro. Senta, l'ha visto mai in questi bar insieme a Pacciani, Vanni? Pacciani non lo conoscevo nemmeno, non mi ha visto, nemmeno... Quindi Vanni non è che frequentava spesso questo Pacciani, insomma, al bar almeno no, di sicuro. Che no. Bar frequentava lei? Io con tutti i bar. Tutti i bar. Senta, ha mai saputo o sentito dire... di nel bar Italia di San Casciano, il bar Marchi sempre di San Casciano, la cantinetta di San Casciano, ha visto lei degli atteggiamenti? Lotti lo conosce, scusi? Lotti lo conosco, sì, come ho visto un po' in giro anche lui. Era un po' in giro, qualche volta lo vedevo con Mario. Ma ecco, quando lei l'ha visto insieme a Mario, l'ha visto in atteggiamenti un po' particolari, come confabulare, con un po' di tensione? No. Veramente, come tutte sempre le solite cose. Normale, sì. Normale, io. Gli è mai capitato di vedere che Vanni fosse un po' sbronzo, un po' ubriaco? Sa, Mario un pochino, gli garbava un pochino bene qualche volta, ma sì. Come tutti, la bevuta la si faceva tutti, qualche volta si trovavano nei bar che vuol bere, bevevamo. Ha mai saputo... Ho sentito dire, ho visto che Vanni facesse il guardone, andasse a spiare. Ma io personalmente non l'ho mai sentito nemmeno dire. Non l'ho mai sentito dire io. Senta, che si occupasse di magia nera, che facesse le sedute spiritiche, Vanni l'ha mai sentito dire. Io non credo, perché io ero talmente neutrale a tutte le cose di compagnia. Avevo preso la mia strada, non mi garbava, anzi, io sono uno di quelli che non ho passato le mura di paese di San Casciano. Okay. Non sono andato a nessun posto. Quindi, lei non l'ha mai sentito dire questa cosa, questo fatto? Ma io l'ho sentito dire, sì. Sa se Vanni aveva la moglie malata? Sì, senz'altro, quello lì sì. Sa che per questa ragione Vanni spesso di casa non uscisse la sera tardi? Quello sì. Io non so se insomma andato con nessuno io. Ma questo l'ho capito, Vanni, ma... che porta male fa queste dichiarazioni no, perché... all'inizio della deposizione. Sa qualcosa signore, e non pronuncia la parola merende perché non gli scappi detto. Sì, senz'altro. Ecco, la parola merende le abolisce da. No, ma io appunto io non sono mandato nessun posto, sì che. Ecco, bravo, ho capito. La ringrazio, non ho altre domande. Altre domande? Allora, può andare, grazie.
Niente.